Prego. Volevo chiederti una cosa che volevo chiederti da qualche settimana. Adesso sei al centro dell'attenzione, l'allenatore che vince, che è in testa alla classifica, nonostante la diffidenza iniziale. Poi hai mostrato grande professionalità e nelle ultime settimane, ormai sono un po' che lo ripeti, c'è grandi parole di attenzione verso la società, i dirigenti, i giocatori, i tifosi, come se adesso, oltre alla professionalità, sia scattato veramente qualcosa in te verso il Milan, no? Qualcosa che nel cuore adesso ti ha preso verso questa società. Vuol dire di quando è successo, quando è scattata questa cosa in te. Primo giorno che sono andato a Milanello, perché mi sono sempre da subito sentito dentro una grande famiglia, dentro un grande club che ti mette a disposizione il meglio, il massimo per poter lavorare bene. Credo che il club stia facendo uno sforzo importante per permetterci di continuare questo lavoro. Continuiamo a migliorare continuamente le strutture qui a Milanello e quindi abbiamo tutto per lavorare bene, ma non sono stati i risultati, non sono state le vittorie. Quello che si respira qua a Milanello è qualcosa di unico, non dico di magico, ma veramente che ti fa sentire dentro a tanta roba, quindi sei portato ad essere molto motivato, sei portato giorno per giorno a dare il massimo di quello che stiamo facendo, io, lo staff, i giocatori, tutti qua dentro, tutti, ma il club continuamente, tutti i giorni, supportandoci in qualsiasi modo per cercare di farci lavorare bene, quindi è dal primo giorno che ho sentito che qui si poteva fare un gran lavoro. Chiudiamo con Pianeta Milan. Buongiorno mister, Buongiorno. volevo chiederle, tante volte si è parlato di partita della svolta, di momento decisivo, oppure si è cercato di trovare a questo rendimento della squadra una giustificazione esterna. Lei tante volte, secondo me giustamente, ha detto che la squadra era in crescita già prima del lockdown. In tal senso, è d'accordo nell'individuare proprio nella gara d'andata col Parma, quella che ha un po' dato la svolta, che ha segnato il cambiamento? Hai detto giustamente che secondo me troppe volte si parla della partita di svolta. Non è una partita, è un percorso che hai cominciato, è un percorso che ti deve dare le certezze, è un percorso che ti deve dare le conoscenze necessarie per poi esprimerti a un certo livello. E tutte le partite che abbiamo fatto, le migliori, anche quelle meno buone, ci hanno permesso poi di arrivare a questo livello. Io credo che questa squadra qua, il salto importante l'ha fatto quando ha cominciato a battere le squadre forti. E quello che ci mancava, quello che sentivamo che fosse la nostra difficoltà in non vincere mai con le squadre che ci stavano davanti alla classifica, poteva diventare un peso. Quando abbiamo cominciato a farlo, ci siamo ancora più rafforzati, ancora più convinti delle nostre qualità, convinti del lavoro che stavamo facendo. Sempre, sempre non accontentandoci mai di quello che stiamo facendo, ma cercando di crescere e di migliorare. Bene, grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Allora.